sicuramente è stato uno dei più bei circuiti della mia carriera, dove ho partecipato a gran premi e a gare nelle mie categorie inferiori, tipo Formula 3, Formula 3000, Formula Renault. Circuito, penso uno dei più belli nella storia dell'automobilismo, dei più bei tracciati che danno tantissima adrenalina al pilota e tra i più tecnici, dove è difficile superare, è difficile trovare il punto di corda, volare sui cordoli, bisogna sicuramente interpretare bene il circuito e il pilota può fare la differenza, quindi è sempre bello venire qui a Imola. La prima staccata, la prima variante dopo un rettilineo dove si toccano quasi 300 km orari, bisogna volare sui cordoli e affrontare soprattutto nel primo cambio di direzione. Però bisogna stare attenti a prepararsi per il terzo spigolo, che è quello che ti mette sul rettilineo che porta verso la Villeneuve, dove hai una frenata importante, una frenata in curva, quindi difficile per interpretare il bloccaggio delle gomme anteriori, e bisogna anche lì sfruttare tantissimo i cordoli. La velocità nella Villeneuve ti può aiutare ad arrivare alla Tosa, un tornantino molto stretto che dopo un rettilineo abbastanza lungo ed in salita che va verso la Piratella, molto importante. Piratella è una curva ad altissima velocità, è sicuramente molto difficile affrontare perché si scollina e quindi la macchina perde aderenza col suolo, molte volte ci si scompone un po' in frenata e si affronta di terza, quarta marcia, dipende dalle varie categorie, e con la macchina che letteralmente si muove come se volasse sui cordoli. Dopo ci si prepara per le acque minerali, dove si arriva anche lì ad alta velocità perché c'è un pezzo di discesa e c'è una doppia destra molto importante con una compressione durissima, dove è facile bloccare l'anteriore o perdere il posteriore, soprattutto per prepararsi nel secondo spigolo, che è quello che dopo esce in salita e bisogna sfruttare tantissimo il cordolo esterno. Variante alta, una curva che è cambiata tantissimo negli anni, però ha dei cordoli molto alti, quindi difficile da poter interpretare. Se non hai una macchina che assorbe i cordoli in maniera giusta, fai fatica a prepararti per l'uscita, bisogna letteralmente volare sui cordoli, prepararsi a dare gas il più presto possibile, proprio perché il rettilineo successivo che ti porta alla rivazza è un rettilineo dove si possono tentare i sorpassi ed è importante riuscire ad uscire molto forte. Rivazza, una delle più belle curve del circuito, in discesa, frenata in discesa, quindi molto facile da bloccare le gomme anteriori, ed è una curva che ha tanta velocità di percorrenza, bisogna sfruttare i cordoli in inserimento, sfruttare i cordoli in uscita, però riuscire ad uscire forte dalla seconda rivazza per immettersi nel rettilineo è la cosa cruciale, perché il rettilineo adesso qui ad Imola, dopo i vari cambiamenti del circuito nei vari anni, è diventato molto lungo e quindi la velocità è importantissima. Abbiamo disputato un discreto gran premio ad Imola in Superstar, il 6003 ha sempre fatto la sua differenza e ci ha dato la possibilità di riportare un po' di punticini a casa. Siamo pronti ad affrontare Donington, pronti a ritornare in vetta alla classifica.